Una gremitissima sala maggiore a Palazzo Di Giano è stata la cornice a Pistoia per la celebrazione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Esperti del settore, insegnanti, operatori del mondo della scuola e famiglie si sono ritrovate per confrontarsi. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale dell'Autismo, che fa capo all'Istituto Superiore di Sanità, si stima che oggi in Italia un bambino su 77 abbia disturbi dello spettro autistico. Questa è una condizione e non una malattia. Partendo da questo punto di vista, è importantissimo, ovviamente tutte le manifestazioni dell'autismo vengono lette in maniera diversa e non come una patologia, ma appunto come una neurodiversità. L'autismo, secondo me, è una delle tante strutture che noi creiamo perché non sappiamo gestire determinate cose, no? Quindi a volte le persone hanno bisogno di essere viste come persone. Ovviamente ogni persona porta le sue anomalie e le sue differenze. I soggetti autistici hanno dei tratti comuni, però questi tratti comuni non devono diventare una gabbia che diventa poi classificazione, certificazione che ci costringe a guardarli in altro modo, no? Io credo che l'arte possa liberare questi soggetti e fare in modo che la loro anomalia diventi valore, diventi potenza, diventi possibilità di espressione e non sindrome. Giornate come queste sono importantissime perché io mi sono accorta che da parte degli insegnanti e da parte anche delle famiglie c'è bisogno d'attenzione. Noi l'anno scorso, quando abbiamo fatto il nostro primo convegno dedicato proprio nella giornata mondiale sull'autismo, sulla consapevolezza sull'autismo, abbiamo visto e abbiamo trovato un'attenzione incredibile e ci siamo accorti che manca un po' anche di preparazione, perché è un mondo ancora sconosciuto, è un mondo dove c'è bisogno anche da parte degli operatori, da parte chi sta nelle scuole, da parte chi è a contatto anche con questi ragazzi, e c'è bisogno di sapere, di conoscere, di essere coinvolti.